È la terza volta che ci proviamo, Stiamo facendo l'allenamento al negozio nuovo, no, a parte scherzi. Ragazzi, non siamo allora, coordinati. questo più che un video vuole essere un notiziario, nel vero senso della parola. E vi spiego il motivo. 2 anni fa, quando iniziammo a pubblicare sul nostro nuovo sito www.ldfpoint.it le puntine di ricambio per i giradischi, ci attenemmo ai prezzi correnti del mercato, per cui tutto quello che abbiamo pubblicato aveva a valore le stesse indicazioni che ci fornivano i fornitori stranieri, venditori stranieri e venditori italiani. Da qualche mese, vi parlo di 5-6 mesi, abbiamo notato un cambiamento. Che è successo? Innanzitutto abbiamo iniziato a vendere parecchie puntine all'estero, Francia, Germania, Inghilterra, Olanda, cosa che inizialmente era partita lenta e adesso tutti i giorni riceviamo ordini da questi paesi e anche in Italia. Al che dico, beh, controlliamo un attimo il nostro catalogo per capire perché un tedesco dovrebbe ordinare una puntina in Italia quando in Germania queste puntine sono facilmente reperibili. Un corno, scusate, un corno. Innanzitutto, questa puntina qui che vedete, questa è un'Audio-Technica ATN30 originale, originale col marchio di Audio-Technica sopra. Quando abbiamo iniziato a vendere, aveva un prezzo di, possiamo dire tranquillamente, 35 euro. Il prezzo corrente di adesso viaggia fra i 135 e i 180 euro. E questo è valido anche per molte altre puntine di riferimento, non soltanto Audio-Technica, ma anche di altre marche. Considero che queste qui sono tutte puntine non fatte adesso, ma sono puntine della gamma svizzera di altissima qualità. Ma a parte quello, oltre a questo fenomeno di rincaro dei prezzi, perché il prezzo da cosa viene dato? Dalla reperibilità del prodotto e dalla richiesta. Se la reperibilità è minore rispetto agli anni precedenti e la richiesta è rimasta uguale, è chiaro che poi il prezzo sale. No, forse la richiesta è aumentata, perché quei giradischi che montavano quelle puntine le hanno consumate e quindi. È probabile, ma non lo sappiamo. Noi sappiamo soltanto che c'è stato un aumento di prezzi esponenziale che riguarda soprattutto delle puntine particolari, ad esempio le puntine di facile consumo come l'Audio-Technica ATN che abbiamo qui, l'ATN91 e la puntina Sanyo che viene utilizzata per tutte le fonovaligie, i giradischi dell'Alenco e altri giradischi di facile e di basso costo ma buoni, di quelli se ne trovano a tonnellate. Quindi che vuol dire? Che la produzione delle puntine che coprono il 90% degli impianti commerciali, quella è rimasta tale e quale, ok? E il prezzo è rimasto così. Non è finita qua. C'è anche un altro elemento che abbiamo notato e che non vi deve mettere paura. Noi vi diciamo, vi diamo la notizia per come leggiamo, potete anche consultarle voi. Molte puntine su eBay e su altre piattaforme vengono vendute di seconda mano, usate. Si è aperto un mercato delle puntine per giradischi usate, fatto da venditori o privati o aziende onesti. Quanti potrebbero vendere le puntine usate spacciandole per nuove? Stanno finendo le puntine? Secondo me sì, di una gamma particolare sì. Attenzione, rimarranno quelle la cui richiesta è stratosferica, ma le puntine storiche che abbiamo sempre comprato negli anni 70 e 80 soprattutto, quelle spariranno dalla circolazione secondo me.
causa guerra, causa blocco delle mie diamante, non lo sappiamo, ma sappiamo che c'è un rincaro dei prezzi, ok? Mettete un like su questo video perché è una notizia molto importante e continuate a iscrivervi, ci fareste un grande favore.